Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sì, come hai letto dal titolo, ho creato un secondo canale. Ti chiederai perché ho creato un secondo canale? Ho creato un secondo canale perché io, tra non so bene quanto, una settimana, 2 settimane, vedrò, dipende quando riuscirò a preparare tutto. Voglio cominciare a fare le live su Twitch. Ok, non su YouTube, ma su Twitch. Questa scelta è in base un po' come appunto per live, mi sembra l'ideale più Twitch, quindi solo per questo alla fine. E poi anche perché non voglio fare in questo canale sia live e video normali. Ci verrebbe fuori un mischione che dopo non, da cui dopo non si capisce comunque nulla. Quindi tengo le due cose separate. Appunto su Twitch che comincerò a fare live. Intanto vi ricordo che il link per andarmi a seguire è in descrizione e anche nel primo commento. Quindi mi raccomando, andatemi a seguire perché inizieranno le live, arriveranno, tranquilli che arriveranno. E poi quindi vi lascio anche, comunque sempre in descrizione e sempre nel primo commento, anche il link al secondo canale che si chiamerà JackGD Live. E praticamente che cosa farò in questo canale? In questo canale andrò a ricaricare tutte le live che farò su Twitch. Semplicemente perché su Twitch, dopo, non so, non mi ricordo, 7 giorni così, vengono eliminate. Allora ho pensato, creo un secondo canale, lo chiamo JackGD Live, così lì ricarico tutte le live che faccio su Twitch, così saranno sempre comunque disponibili. Quindi se qualcuno magari non si riesce a vedere la live, appunto su questo mio secondo canale e lì ci sono tutte le live che ho fatto e può liberamente guardarsele quando vuole. Per me è una cosa in più comunque che, cioè, così avete modo anche di guardare le live se ve le perdete. Comunque mi sembra una bella idea. Nel caso comunque fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se anche con un mi piace, così per farmi sapere che l'idea comunque vi piace, che vi possa interessare. Comunque sì, il link è in descrizione e anche nel primo commento, sia di Twitch sia del secondo canale. Nel secondo canale farò l'unico probabilmente video che vedrete, cioè il video che non sarà live, una live ricaricata, sarà il primo che lascerò come trailer del canale. E così quando uno magari ci va dentro, capisce, cioè, quel breve trailer che non so quanto durerà, magari un minuto così, in cui spiego brevemente come sarà impostato quel canale e niente, quindi andate a vedere anche quel video quando uscirà. Mi raccomando, iscrivetevi, poi dopo il video dovrebbe uscire poco dopo che esce anche questo. Quindi niente, mi raccomando, su Twitch farò delle live su qualsiasi gioco che mi venga in mente, però forse principalmente potrò Fortnite e FIFA, ma magari ci metteremo anche d'accordo insieme, faremo anche altri giochi, ovviamente mica faccio solo quei due. Ho tanti altri giochi anche da giocare, ad esempio Bus Simulator che è molto seguito, l'ho visto nel mio canale, questa cosa mi fa molto piacere, comunque è un gioco carino. Niente, praticamente, l'idea è questa, c'è questo secondo canale, voi andate comunque a vedervelo, a iscrivervi così potrete già rimanere aggiornati quando ci saranno live o quando se nel caso ve le perdete. E comunque seguitemi anche su Telegram perché vi ricordo lì vi terrò aggiornati su quando invece ci saranno le live. Quando comincerò una live ve lo dirò sempre su Telegram, così voi appunto verrete notificati nel caso non mi seguiste su Twitch, però dovete anche seguirmi su Twitch, mi raccomando. Quindi dovete seguirmi su Twitch. Telegram per rimanere aggiornati di quando ci saranno le live su Twitch, se non mi seguite su Twitch, però seguitemi perché vi arrivano le notifiche così. E secondo canale, JackGD Live, così se per caso non potete vedere la live, che comunque le farò insomma al massimo di un'orettina, e non è che faccio 4 ore di live. Comunque se per caso voi ve le perdete, c'è questo secondo canale, potete andare a recuperare tutte le live che volete, che vi siete persi. Magari volete vedere che gioco ha un determinato gioco, ma non ho fatto un video sul. O ho fatto solo un video sul canale principale. Magari l'ho portato in live e lo potete vedere lì. Quindi, per me è una cosa in più. Questo qua era un video così di aggiornamento per dirvi questa novità. Se l'idea vi può interessare, mettete mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ovviamente. Per questo video direi che è tutto e noi ci vediamo con un prossimo video.